Sta partendo. Dovrebbe essere partita la diretta, quindi ringrazio gli ospiti, ringrazio chi sta seguendo sulla nostra pagina Facebook. Come Laboratorio Sud abbiamo promosso un ragionamento ormai qualche tempo su quella che è la riscossa, diciamo, del meridione. E una riscossa auspicata, ancora non propriamente sul tavolo, però all'ordine del giorno, però questo ragionamento sul meridione ha una radice profonda nella nostra storia, nella nostra cultura, soprattutto a sinistra. Con la lezione, diciamo, gramsciana della lettura del Mezzogiorno, ma c'è anche una lettura culturale molto vasta, molto più ampia, che parla del realismo, di quello che è stato, diciamo, la storia dei Malavoglia e dei tanti personaggi che hanno incarnato e hanno fatto vivere nelle pagine di libri, di racconti, questa dimensione meridionale. E noi, come Laboratorio Sud, ci fa piacere ospitare anche persone, intellettuali, culture, persone che hanno vissuto e vivono questa dimensione come appunto come noi la intendiamo. E quindi abbiamo voluto fare oggi un appuntamento, come dire, a prima vista sganciato dall'attualità della politica contemporanea, ma in realtà molto legata a quello che è la dimensione della situazione della politica, e oltre che quella sociale nel Mezzogiorno. Io mi fermo qui, do subito la parola a Natale Cucurese, che diciamo, è quello più addentro a questo dibattito, avendo pubblicato anche diversi articoli con noi. A lui do il compito di inquadrare un po' il ragionamento che vogliamo fare. Natale, prego. Sì, grazie, grazie Roberto e buonasera a tutte e a tutti. Diciamo che si è sviluppato nelle ultime settimane su Transform Italia un dibattito partendo appunto da un'analisi di alcuni aspetti, io definirei di darwinismo sociale, e poi ci stiamo allargando via via, per cui era giusto e doveroso, a mio avviso, fare, a nostro avviso, fare questo incontro, diciamo così. Siamo partiti prendendo spunto dall'inserto domenicale del Corriere della Sera, la lettura da un articolo, da degli articoli, a dire la verità, su Verga per i 100 anni appunto della morte di Verga. Poi siamo passati a Carlo Levi e alla fine siamo passati anche a Masaniello, che forse è quello che alla fine ben rispecchia alcuni di questi aspetti. Come giustamente dicevi, questa analisi dei perdenti o vinti, ma che hanno voglia appunto di ribellarsi, hanno voglia di riscatto, fornisce poi in realtà una serie di spunti, tantissimi spunti, utili anche, credo particolarmente utili al momento politico che stiamo vivendo, alla stagione politica. Oltretutto, come Laboratorio Sud abbiamo anche lanciato un appello, adesso poi ne parlerà in modo più approfondito anche Loredana Marino, che fondamentalmente, voglio dire, va a convergere su un tema che è quello di un sud che al momento, secondo il nostro punto di vista, è senza rappresentanza. Se noi pensiamo che negli ultimi mesi assistiamo appunto a una pura e semplice, quasi compiaciuta dissoluzione del paese nel nulla di un passato che non passa,
dove i rischi tendono sempre a concentrarsi sulle classi, sui territori più deboli, con risorse sempre insufficienti, intrappolate nella deprivazione e nella marginalità. Cittadini che il potere, oggi come nel passato, appunto, vorrebbe trasformare in perdenti, provinti, sudditi, adesso in Italia ormai anche con questo, così, diciamo, la Costituzione ormai sembra passata di moda, quindi sudditi da gettare nella fornace dello sfruttamento. Però questi sudditi lentamente non paiono più rassegnati oggi come nel passato al loro destino, ma iniziano a essere impegnati a resistere collettivamente. Ripudiando la sfortuna, qua c'è il malavoglia o il destino, convinti che il loro stato dipende esclusivamente dai rapporti di potere fra le classi. Anche da questo discendono le manganellate reali, come nel caso degli studenti. Tra l'altro, ieri c'è stata l'ennesima morte di uno studente, ieri pomeriggio, che ricordiamo, una cosa di questa alternanza scuola-lavoro, che è una pratica, a mio avviso, semplicemente vergognosa. Studenti di 16 anni, gli studenti devono studiare, insomma, non devono pensare già a introiettare questa minorità, questa preparazione allo sfruttamento. Quindi manganellate che chi detiene il potere abbatte sempre più frequentemente sulle teste ribelli, quindi mai ribelli come quelle degli studenti in questo caso. Io parlo solo brevemente un attimo di quello della vicenda che secondo me racchiude un attimo queste analisi che abbiamo fatto, poi passo ovviamente la parola ai nostri ospiti, ed è lo spunto che ci fornisce la vicenda di Tommaso Aniello d'Amalfi, Masaniello, che possiamo annoverare assolutamente fra i vinti, sia per la sua vicenda personale, che lo portò alla morte, all'assassinio meglio, ma anche per la storiografia, che ne è seguita, facendone nell'Ottocento un simbolo di quel romanticismo italiano e napoletano minore, al fine di offrire un contributo alla cultura risorgimentale del paese, quindi facendolo assurgere al simbolo del trinomio patria, nazione e libertà, che è una vicenda emblematica di quel susseguirsi di rivolgimenti sociali che tende quasi sempre a travolgere i più deboli. Una serie di eventi imprevedibili, che porta a buttare questi personaggi nel mucchio dei vinti. È facile capire come mai il mito di Masaniello divenne un simbolo durante i primi anni, durante la prima metà del 1800, perché è chiaro che i patrioti che combattevano per l'indipendenza, la libertà e l'unità nazionale, il parallelo che si presentava loro tra spagnoli e dominatori austriaci faceva assimilare la rivolta del Seicento ai primi sentimenti risorgimentali in chiave antiborbonica, anche se in realtà, a parte l'unità d'Italia, il paragone in parte fosse già all'epoca ardito, visto che il Regno di Napoli non vedeva un'oppressione straniera diretta, e essendo già stati scacciati dal sud nel 1734 gli austriaci. In realtà, uno di questi miti, cioè della cacciata allo straniero dall'Italia, si fondava più che altro nella presenza degli austriaci nel Lombardo-Veneto. Il sud era già in realtà territorio indipendente, adesso senza entrare poi nelle sfaccettature, che è chiaro che ci sono anche le sfaccettature. Oltretutto, questo di Masaniello è una vicenda che in pochi sanno, ma è storicamente assodato, che fece presa la vicenda di Masaniello per significare anche la potenza di questa vicenda, portò la vicenda di Masaniello per vie traverse alla rivoluzione nazionale, alla lotta di liberazione dei belgi dall'oppressore straniera olandese in questo caso. Questo si deve, tramite per 2 minuti, a raccontare questa vicenda perché forse è interessante per chi non la conosce. Nel 1830 a Bruxelles una rappresentazione della commedia La muta di Portici di Daniel Auber, che vede protagonista proprio Masaniello, durante
questa rappresentazione, il tenore, infervorato insomma dalla storia di Masaniello, uscì con un moto spontaneo dal teatro, venne seguito da tutti gli spettatori, fuori c'erano delle proteste operaie, si unirono e da lì fu la scintilla che poi 6 mesi dopo portò all'indipendenza del Belgio. Il mito di Masaniello fu così un megafono utile alla propaganda per costruire l'unificazione anche del paese dell'Italia su miti positivi. Peccato appunto che dopo l'unità italiana, ben presto, dopo averlo usato, la leggenda di Masaniello venne tradita e declinò velocemente perché divenne non solo non più utile, ma anche dannosa, visto la costante deriva antimeridionale dello Stato savoiardo. Noi pensiamo che dal Ora brigantaggio. chiede la parola, no? Come? Ho visto Loredana che alzava la mano, no? Continuo. E quindi dal brigantaggio ai giorni nostri le discriminazioni antimeridionali hanno accompagnato il cammino del paese fino ad arrivare ai giorni nostri. Vediamo cosa sta succedendo con l'autonomia differenziata o con le quotidiane distrazioni dei fondi del PNR teoricamente destinati al sud, ne abbiamo parlato tante volte in questi incontri dell'Hub Sud, la questione meridionale è ancora aperta dopo 160 anni di unità del paese. Masaniello, quindi, è tornato a essere solo un popolano napoletano, un pescivendolo pazzo, appunto, da buttare semplicemente nel mucchio dei venti, ormai senza gloria, e quando raramente appare, viene presentato solo in funzione negativo, quasi come un pulcinella sconfitto. Io faccio così un piccolo passaggio, ricordo in questi 10 anni, dal 2011 al 2021, di consigliatura De Magistris, anche voi ricorderete quante volte c'è stato questo sui giornali, sulla TV, quante volte è stato chiamato Masaniello in termini non positivi. Quindi Masaniello evidentemente mantiene ancora intatta la sua carica di pericolosità per il potere, con il suo mito di liberatore dall'oppressione, in quel caso spagnola, soprattutto perché è interessato oggi a mantenere lo status quo che vede il Mezzogiorno esclusivamente come una colonia estrattiva. È un mito perdente, ma non ancora del tutto perduto e quindi da infangare. Quindi come per Verga, anche sotto altre spoglie, anche in Masaniello, riecheggia in parte la sindrome dei Malavoglia, la costante vulnerabilità esistenziale rispetto a eventi imprevedibili, e come anche ai tempi del quarto stato di Polizza da Volpedo, questa vulnerabilità è distribuita in modo fortemente diseguale. Quindi, arrivando alla conclusione, diciamo che le opportunità si concentrano solo in un primo stato. Questo purtroppo è una costante che ormai nei secoli, mentre i rischi tendono sempre a concentrarsi nel quarto stato, che è quasi sempre privo di risorse sufficienti e con alte probabilità di rimanere intrappolato nella deprivazione della marginalità. Quindi ai nuovi vinti antichi e attuali del Sud non resta che cercare oggi un futuro verso l'estero, ma anche ieri, diciamo, no? Visto che in Italia semplicemente non c'è e non c'è neanche nessuna volontà di progettarlo. Assistiamo, appunto, come dicevo in apertura, così a una pure semplice, ma quasi compiaciuta, dissoluzione del paese verso il nulla, anche nella distruzione dei suoi miti fondanti, appunto, come nel caso di Masaniello, o allargando la prospettiva, perché dicevo, l'analisi di questi aspetti forniscono infiniti spunti. Quindi allargando la prospettiva anche nel caso dei beni comuni, che creano anch'essi uno strumento e un ponte tra passato e futuro, con la loro possibilità di trarre utilità dall'ambiente e da un bene pubblico senza depauperarlo e rispettandone la vocazione naturale come mezzo di difesa della cultura e dell'identità abitativa, al di là del ruolo storico che hanno svolto in passato, di assicurare i mezzi di sussistenza materiale alle popolazioni
locali, quindi un argine alla progressiva liberazione dai vincoli umani e territoriali che ha portato nel tempo alla distruzione della memoria di un territorio privato di quel rapporto durevole tra società insediata e l'ambiente. Beni comuni, infatti, oggi sotto attacco diretto del governo in nome delle privatizzazioni che renderanno presto il paese da nord a sud come un riciclo di un paradosso insostenibile in un unico ed indistinto non luogo. Ecco, io credo che oggi queste analisi servono proprio perché, secondo il mio punto di vista, oggi siamo arrivati a questo e quindi bisogna un attimo, come dicevo prima, anche prepararsi per resistere, controbattere e dotare il Sud di una rappresentanza, perché oggi in larga parte, a mio avviso, il Sud è senza rappresentanza. Grazie. Grazie, grazie Natale. E adesso la parola ai nostri ospiti. E noi vorremmo stare dentro l'ora, quindi vi chiedo anche di autogestirvi in modo che tutti quanti abbiano il tempo necessario, sufficiente, per esporre le proprie posizioni. Vedo che c'è collegato anche Giovanni Russospena con noi, che fa parte, diciamo, del parterre. E quindi do prima la parola però a Piero Bevilacqua. Grazie. Scusate, io dopo l'introduzione di Roberto mi sono sentito un po' spiazzato rispetto alle aspettative tematiche di questo forum, in parte era addrizzate ora dall'intervento di Natale Cucurese, di cui avevo letto l'articolo su Masaniello, e siccome sono stato invitato a parlare dei vinti, degli sconfitti, degli ultimi, io ho immaginato che noi dovessimo fare questa sera una riflessione di carattere storico e teorico, non diciamo discutere delle condizioni degli ultimi nel mezzogiorno di oggi. Cosa su cui naturalmente mi posso soffermare. Quindi non lo so, io avevo, come dire, preparato una scaletta ideale di carattere addirittura filosofico, ma molto, molto diciamo in sintesi, e storica, per alcune considerazioni che fondano poi la politica moderna, no? Io partirei, se voi siete d'accordo, se non vi annoiate, da una riflessione di Walter Benjamin. È una pagina famosa, dedicata all'Angelus Novus di Paul Klee, che forse la riflessione più profonda che il pensiero filosofico contemporaneo abbia fatto sugli ultimi, dimestificando il concetto del progresso, no? Che come dire, orienta la retorica anche della sinistra, l'ha orientata per lungo tempo. Allora, vi leggo questo brano. C'è un quadro di Klee che si intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fisso lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto, ma una tempesta spira dal paradiso che si è impigliata nelle sue ali ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui sino al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso è questa tempesta. Allora, Benjamin vede quello che diciamo
i laudatori del progresso non vedono, cioè che questo si realizza a spese dei più deboli, che l'avanzare della storia e l'avanzare anche, diciamo, di miglioramento di condizioni di vita riguarda una parte della società, e che c'è una larga, un'altra parte più o meno larga che subisce e che viene sconfitta, che fa da fertilizzante del benessere degli altri. Allora, questa premessa mi serve per ricordare un aspetto molto importante. Allora, gli ultimi a lungo sono stati pensati come irriscattabili, come il risultato di una condizione naturale. Per loro c'era solo il conforto religioso. Il cristianesimo, no, ha offerto per millenni a chi veniva sconfitto, agli emarginati, a chi restava indietro, a chi non ce la faceva, diciamo, a guadagnare una posizione di vantaggio o comunque di sicurezza nella società, offriva l'aldilà, offriva questa consolazione. E quindi, diciamo, l'ingiustizia sociale, gli ultimi erano il risultato di rapporti di classe, no? Come poi mostrerà Marx, come mostreranno nel Manifesto dei Comunisti Marx ed Engels. Questa inferiorità era un fatto naturale. Il primo a diciamo, rompere questo quadro, no? Secondo il quale la disuguaglianza che lacerava la società fosse il frutto di una condizione irrimediabile è stato Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nel 1755 pubblica il discorso sulle origini e la realtà della disuguaglianza e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini. Ecco, in questo testo Rousseau sostiene che la disuguaglianza, e quindi l'esistenza dei poveri e degli emarginati, non era responsabilità dei medesimi, non era la viziosità, come sosteneva tanta pubblicistica del tempo, di chi restava indietro, ma era il risultato di rapporti iniqui, perché in natura, e naturalmente qui il quadro che delle condizioni naturali dipingeva Rousseau era abbastanza, diciamo, ideologico, in natura gli uomini sono buoni, gli uomini sono comunque tutti uguali, e sono i rapporti sociali e la storia che poi ha cambiato, diciamo, questa condizione di uguaglianza, creando le gerarchie sociali che in quel tempo naturalmente confinavano gli ultimi diciamo, ai margini del contesto sociale. Ecco, questa rottura della naturalità delle condizioni sociali è un grandissimo fatto nella storia della modernità, perché da allora nasce la possibilità che la politica cambi le situazioni di fatto. Senza questa rottura non è pensabile l'intero illuminismo, non è pensabile la rivoluzione francese, non è pensabile la politica moderna dei partiti. E oggi, se ci pensate, noi siamo regrediti di fatto a una sorta di condizione di naturalità, no? Qual è l'incarnazione della natura, diciamo, incarnata appunto nel dominio capitalistico? Il mercato è il mercato bellezza, no? È il caso di dire. Ogni meccanismo, diciamo, della vita sociale è pensato anche dai partiti, da gran parte dei partiti, come immodificabile,
perché è frutto di un meccanismo quasi naturale, che è il rapporto tra domanda e offerta che domina l'economia. Un rapporto che, come sapete, è uscito fuori dall'economia, ha invaso la politica, ha invaso la società, ha invaso la vita spirituale, ha invaso ogni angolo del vivente, lo sta divorando e lo sta distruggendo. Allora, quindi noi ci troviamo oggi di fronte, aggiungo alcune cose alle riflessioni già amare che faceva Natale Cucurese, ci troviamo di fronte a un evidente fenomeno, diciamo, epocale, che è la decadenza radicale e profonda della politica. La politica, voi osservate i partiti sono ridotti ad agenzie di marketing elettorale, non vanno al di là di questo, ma perché è accaduto? È accaduto perché gli stessi partiti, da Clinton a Mitterrand, da Mitterrand a Clinton, anche ad Alema, a Schroeder e così via, hanno collegi, diciamo, nefaste, dagli effetti nefasti, hanno ceduto quote amplissime di sovranità pubblica, di sovranità statale, appunto, al mercato, alle forze private. E noi siamo oggi al punto che il mercato, i poteri privati, le potenze private, quelle potenze che lo Stato, secondo l'ideologia liberistica, doveva lasciare libere di esercitare la propria virtuosa attività, e dovevano essere in competizione, queste forze ormai diventate gigantesche. Pensate, no, ai colossi dell'agroindustria, o ai colossi high-tech, oggi mettono in concorrenza gli Stati tra di loro, no? Cioè, vedete, gli stati che fanno a gara chi concede agevolazioni fiscali alle imprese high tech che vanno ad investire nel loro territorio perché portano lavoro. Cioè, si è rovesciato interamente lo schema neoliberista, e i poteri privati mettono in concorrenza gli stati. Allora, io però non voglio... facendo queste considerazioni, e non voglio neppure farla molto lunga, sfuggire a qualche considerazione sul nostro mezzogiorno, visto che poi questo è un po' il fuoco territoriale della discussione. E io mi soffermerei, nel poco tempo che ho, per dire qualche parola sugli ultimi degli ultimi, e cioè gli immigrati, soprattutto gli immigrati che lavorano in agricoltura. E vedete, intanto è un fenomeno mondiale, io lo sto studiando da un po' di tempo, è accaduto anche qui una trasformazione sociale profonda. In Italia è visibilissima. Sono scomparsi i contadini, le famiglie contadine, e infatti le aree interne sono sempre più spopolate. Noi abbiamo il problema dei borghi, dei paesi, dei piccoli centri che si spopolano, e si spopolano perché tutto intorno scompare l'economia agricola che le teneva in vita e li giustificava. Aumenta la presenza bracciantile. I braccianti, che sembravano scomparsi dalle nostre campagne, ritornano, e non sono italiani, sono manodopera straniera, sono operai dell'est, pakistani, africani, nordafricani o africani subsahariani, indiani. Gli indiani, sapete, questo vale soprattutto per l'Italia padana, tengono in piedi la zootecnia del nostro paese. Allora, qui sta accadendo veramente un fenomeno che è quello dei primordi della rivoluzione industriale, perché arrivano molti, molti più
operai, diciamo, molto più braccianti di quanto non ce ne sia bisogno, e diciamo, gli agricoltori, i proprietari delle aziende fanno leva su questa abbondanza di forza lavoro attraverso i caporali per abbassare ancora di più il salario e per rendere ancora più difficile, diciamo, no, la possibilità di rivendicazione da parte di questa forza lavoro, che la legge Bossi-Fini, come sapete, mette in condizioni di difficoltà, perché molti non hanno il permesso di soggiorno, molti temono di essere espulsi e quindi sono sempre sotto ricatto, vivono in condizioni estreme spesso, di grande degrado. E vedete quanto sono coerenti i neoliberisti. Questo tipo di schiavizzazione della forza lavoro è a scapito delle aziende agricole più piccole, perché non riescono, che vivono, diciamo, di lavoro familiare, non riescono a tenere bassi i costi, diciamo, come le aziende che adoperano la manodopera schiavile e che hanno anche una maggiore economia di scala. E vedete, questo accade, è importante conoscere i meccanismi dell'economia, perversi dell'economia del nostro tempo. Questo accade non per la pura malvagità degli imprenditori agricoli, no? Che ogni tanto ci mettono anche qualche cosa del loro in questo senso, ma perché è l'intero sistema agroalimentare che è dominato da quelli che possiamo chiamare i poteri selvaggi dell'economia contemporanea, perché a monte ci sono le grandi società sementiere che vendono i concimi chimici, i diserbanti, i pesticidi, eccetera. A valle ci sono le catene della distribuzione, le grandi catene della distribuzione, i supermercati, i quali strozzano gli agricoltori, impongono loro alla fine dell'annata agraria, al momento del raccolto, impongono prezzi bassi, i pomodori, le arance, soprattutto i prodotti deperibili, e costringono, diciamo, gli agricoltori a vendere con pochissimi margini di guadagno, per cui gli agricoltori tendono a rifarsi sul lavoro schiavile, perché sono condizioni di schiavitù o di semischiavitù, anzi è una schiavitù peggiore di quella dell'età classica del mondo romano, perché lo schiavo era mantenuto dal suo padrone, e questo non accade nelle campagne di Rosarno o in quelle della Puglia e così via. Quindi noi abbiamo una condizione, appunto, come dicevo, di sconfitta grave, no? Anche della tradizione sindacale. Ma voi parlo alle persone che non sono troppo giovani. Io ho sentito parlare di caporalato negli anni 60, sentivo parlare di caporalato. Poi questa parola è scomparsa dal lessico politico, perché i caporali sono scomparsi. Oggi sono ritornati. È un rinculo della storia drammatico, drammatico, che mostra quanto, diciamo, sia indietreggiato l'intero movimento operaio su questo terreno e in generale, no? È una realtà che naturalmente, ecco, a proposito di rappresentanza, di cui si parlava, è una realtà che ci deve far riflettere. Io e finisco. Io credo che casi di questo genere ci dovrebbero far riflettere sulla responsabilità che portiamo noi tutti, uomini, diciamo, di sinistra, uomini che ci muoviamo per difendere
chi rimane indietro per difendere gli ultimi, no? Ispirati da questa nobile e antica tradizione solidaristica che fa anche parte di una grande parte della cultura progressista dell'Europa contemporanea. E cioè noi dovremmo riflettere sulla nostra responsabilità in questo restare divisi, in questa scarsa propensione a unificare le forze, a questa, diciamo, questo cedimento a coltivare piccoli orticelli, piccole realtà. Io credo che oggi lo sforzo del volontariato e della militanza politica dovrebbe essere indirizzato alla ricucitura o alla cucitura ex novo delle relazioni tra chi fa attività politica, attività volontariato, militanze culturali varie, eccetera. Cioè è un tipo di attività che non facciamo. Ognuno di noi crede di fare cose utili impegnandosi comprensibilmente nell'ambito che conosce, che frequenta, in cui può dare un contributo. Non basta, forse sarebbe il caso di anche di trascurarlo questo aspetto e di dedicarsi alla ricucitura originale, perché i vecchi partiti non possiamo più ricostituirli, originale, diciamo, utilizzando la rete, diciamo, di forza di soggettività politica in grado di esprimere nuovi rapporti di forza, perché vedete, non basta la cultura, non basta la conoscenza, bisogna riuscire a rovesciare i rapporti di forza che sono diventate drammaticamente asimmetrici tra mondo del lavoro e mondo capitalistico, tra chi detiene i mezzi di produzione, per usare un vecchio e sempre attuale linguaggio marxiano, e chi mette a disposizione solo le proprie braccia. Spero di non essere uscito troppo fuori tema. Grazie. No, sei perfettamente in tema. Noi nel nostro piccolo, per il lavoro di tessitura, è quello che cerchiamo di fare anche con il Laboratorio Sud. E do subito la parola a Tullia, che con noi ha fatto parte di questo percorso, che ci ha portato anche alla pubblicazione di un libro, Lezioni Meridionali. Tullia. Buonasera a tutte e tutti, e grazie sempre degli impulsi e delle cose che condividiamo. E ricordavi appunto la nostra bellissima esperienza sul libro Lezioni Meridionali, però oggi io ho deciso di sorprendervi, di sorprendermi e di non orientare la mia riflessione sulle tradizioni del Mezzogiorno, che come sapete è un po' la mia specialità e la passione che ha portato, insomma, a conoscerci, perché scambiando delle riflessioni con Loredana e sentendo veramente il presente incalzare alle calcagna, ho pensato più utile a noi tutti farmi, diciamo, un'idea di quello che sta succedendo in Francia in questi giorni, essendo un momento molto caldo per le rivolte sociali e un momento anche di riflessione, ecco, sulla questione dei vinti, che, come appunto avete ricordato tutti voi, è sempre attuale. Il movimento francese, che è super variegato e super articolato, ha comunque in questo momento, ecco, assurge un po' quello che diceva Natale, anche a simbolo, no, contemporaneo, anche un po' nell'immaginario in generale, ma in questo momento speciale, dopo le esperienze dei gilet gialli, eccetera, eccetera, assurge un po' a simbolo della rivolta, e quindi penso che sia interessante capire un poco quello che sta succedendo poi nella realtà delle piazze e anche nella riflessione intorno a questo. Avrete visto sicuramente che sabato ci sono stati dei violentissimi scontri, cosa a cui noi che abitiamo a Parigi siamo ormai tristemente abituati, perché appunto, come vi dicevo prima, dall'inizio dell'esperienza dei gilet gialli c'è stata una spinta fortemente repressiva del governo, e quindi
è diventato paradossale, insomma, già da prima della pandemia, camminare per le vie eleganti di Parigi e scorgere, insomma, nella strada di fianco blindati, polizia, lacrimogeni e quant'altro. E, ovviamente questa suddivisione degli spazi cerca di essere superata dai manifestanti, e venendo a sabato è stata comunque palese, appunto, la risposta repressiva e violenta del governo. Ci sono state delle immagini molto forti che sono state girate dai giornalisti, quindi non da dei no global, non so come vogliamo dirlo adesso, no vax con la telecamera, come dobbiamo identificarli. Sono i giornalisti di Tele France 1, che è Rai 1, insomma, francese, che hanno immortalato un esponente delle forze dell'ordine che minacciava con una pistola un automobilista, poiché la manifestazione di sabato prevedeva l'arrivo dei convogli della libertà, no? Il movimento che si è formato dopo le cose che sono successe in Canada. E quindi col sostegno dei gilet gialli e di altre realtà, perché poi rispetto al discorso che abbiamo intrapreso, anche questo ci dimostra il momento contemporaneo. Ci poniamo giustamente la questione del Sud senza rappresentanza, ma in questa globalizzazione, diciamo, della sconfitta che sta avvenendo, di cui la Francia è soltanto, appunto, in questo momento lo specchio, ecco, i movimenti di piazza dimostrano questa frammentazione, perché ritroviamo allo stesso tempo, fortunatamente, tra virgolette, non nello stesso corteo, gli estremisti di destra e gli estremisti di sinistra. Per quanto riguarda le forze politiche, c'è da dire una cosa anche importante su questa questione della rappresentanza, e come diceva Pietro prima, appunto, la questione della cultura progressista. C'è da dire che dall'interno del governo francese, la France Insoumise, il partito di Mélenchon, è l'unica forza che si sta spendendo in solidarietà sugli scontri, sulla questione, al movimento dei gilet gialli, e che si sta ponendo innanzitutto la questione della deriva autoritaria del governo di Macron, ma che si sta calando un po' nel contemporaneo, dando forse una spinta alla sinistra europea, prendendo appunto posizione anche rispetto alla campagna presidenziale che si sta facendo per le presidenziali di aprile, prendendo posizione per esempio sulla questione del pass, dove la France Insoumise è chiaramente contraria, e per l'abolizione. Attenzione, questo non significa che Mélenchon è un no-vax, ma significa semplicemente che la riflessione politica su questa questione è più articolata. Consiglio a chi voglia approfondire una filosofa contemporanea vivente, che è appunto sempre vicina alla France Insoumise, che si chiama Barbara Stiegler, che ci spiega come dividere la situazione contemporanea conflittuale in vax e novax uccide il pensiero, perché oggettivizza la questione nei termini di bene e male assoluto. Questo non è possibile, e appunto la pratica lo dimostra. I movimenti sono variegati, c'è l'estrema sinistra, c'è l'estrema destra, contrari al pass sono da Le Pen a Mélenchon, passando per Eric Zemmour, che, insomma, avrete letto, vuole costruire muri in Europa, vuole, insomma, vuole tante cose che ovviamente nessuno spera che si avverino mai, ma questo dimostra un'unione del porsi la problematica da parte delle minoranze e di coloro che ancora cercano di rappresentarle. Nel caso dell'estrema destra, chiaramente nostro malgrado, però la cosa va rilevata, e anche nei termini della riflessione, appunto, sulla resistenza collettiva e sulla possibilità, appunto, di essere rappresentati intanto che cultura minoritaria. Questo riguarda e unifica in questa azione tutti quanti i popoli, e pone noi che facciamo parte di culture minoritarie come quelle del Mezzogiorno in un punto di responsabilità, secondo me. Perché avendo noi agito la condizione minoritaria così lungamente che ormai ci siamo abituati, abbiamo le spalle larghe, in questo momento abbiamo la responsabilità politica di far carburare questa esperienza e metterla al servizio di quanti scoprono
attraverso questa situazione attuale i rapporti di forza all'interno del capitalismo. Voglio citare un gruppo dell'America Latina che durante gli incendi che hanno interessato negli anni scorsi la zona ha scritto una frase molto semplice, la dico in italiano spagnolo, insomma tanto si capisce: il problema è il capitalismo, il punto è questo. Portare la nostra esperienza in quanto cultura minoritaria può essere un punto di forza, anche perché, ecco, citare gli scontri di sabato serve sicuramente a darvi una lente sulla situazione francese, non scopriamo niente di nuovo, ve l'ho detto anche prima, però non crediamo che questo tipo di movimenti, almeno dall'analisi sicuramente parziale che posso fare abbiano in tasca la soluzione per comprendere questa situazione. Questi sono, diciamo, uno sfogo di alcune pulsioni sociali, economiche che si stanno verificando nella società, ma chiaramente sono, ritorno a citare Pietro, senza una rappresentanza reale, perché ovviamente poi dovremmo prolungare la nostra diretta per giorni se vogliamo immergerci sulla questione movimento dei gilet gialli, violenze di piazza, eccetera, eccetera. Sto cercando di toccare tutto sommariamente per farvi capire cosa mi ha agitato in questi giorni e cosa mi ha rimandato proprio come riflessione il vivere questa realtà, anche se io ci tengo a precisare che non ho partecipato al corteo per una precisa scelta che non è qui interessante discutere, ma ho parlato veramente con attivisti cercando di stare, insomma, con la mente aperta di tutte le fazioni politiche, perché volevo veramente comprendere come questo fronte dei vinti, che viene appunto semplificato nell'idea del Novax o dei movimenti Novax, si sta costituendo. Sempre una grande responsabilità da parte dei media, e ormai appunto nella pandemia ce lo ripetiamo fino a non sapere manco più che lo stiamo dicendo, però nel raccogliere le idee per prepararmi a questo incontro con voi, ho notato che come la stampa francese e anche la stampa italiana, quindi permettetemi la stampa europea, si avvale di questa semplificazione, e quindi credo che a questo punto sta a noi attivisti, persone normali, qualunque, come al solito, portare le nostre riflessioni, che anche se sono piccole e non sono certo a livello appunto dei filosofi o degli analisti politici, possono però coinvolgere e cercare di mettere un freno a questa situazione che, vi assicuro, appunto vista da qui è abbastanza inquietante, anche perché noi ci troviamo appunto come paese in attesa delle presidenziali e quindi c'è questo clima di aspettarsi chissà cosa, che complica un po' le cose e ci rende anche più emotivi sicuramente nella valutazione. Sta di fatto comunque che viviamo appunto un momento talmente intenso da non riuscire ad ignorare le perplessità e le riflessioni che questa situazione ci può generare, e per questo, insomma, capirete se oggi, nonostante in principio avessi preparato una disquisizione sui simboli di carnevale e su come la cultura minoritaria subisca una mistificazione anche nei rituali di festa, ho preferito veramente dare spazio a questa riflessione, perché credo che sia importante condividerla, e mi sento motivata anche da alcune figure appunto della France Insoumise che mi hanno ispirato, tra tutte Marion Aubry, che è una eurodeputata che ha avuto il coraggio, insomma, di intervenire a Strasburgo con il presidente Macron a pochissimo distanza e di, insomma, portare tutte le istanze femministe e in generale dei vinti che in questo momento sono sicuramente importanti e che non possono essere ignorate da forze politiche che, come diceva qualcuno di voi, tendono appunto a
trattare la politica come un affare di marketing in maniera talmente evidente che ormai non c'è neanche il più il dubbio. Quindi io, parlando con queste persone, scoprendo, insomma, guardando un po' meglio la realtà che mi circonda, e per questo ringrazio il Lab Sud, perché è veramente un'officina di idee e mette in circolo le gli impulsi, appunto, le questioni, mi sono appunto resa conto di tutte queste cose, le ho volute condividere con voi, e ribadisco che a fronte di tutta questa complessità, per me il problema resta il capitalismo. E voi mi direte che scoperta, però mi sento veramente di dirvelo così, perché questo sento. Grazie. Grazie, grazie a te. Condividiamo veramente l'idea che, insomma, bisogna uscire dal gioco della propaganda, quella di separare Vax contro Novax nella definizione delle forze in campo. Ritornando, diciamo, alle parole di Piero, la lotta di classe mi sembra ancora un elemento cruciale per la lettura dei processi sociali. E volevo anche dare la parola così a Sergio Marotta. Bene, grazie Roberto. Siamo arrivati alle 7:10, non so se... Andiamo avanti. Quindi tu fermami quando io, come dire, se vado troppo in là ti autorizzo fin d'ora. No, perché anche io mi sono un po', come dire, mi sono trovato un po' spiazzato, perché volevo ringraziare Natale Cucurese ovviamente per questo invito, perché lui, devo questo invito proprio a un mio articolo sull'attuale configurazione del capitalismo, che nasceva dalla lettura del libro di Emiliano Brancaccio. Però vorrei, come dire, ritornare a qualche spunto che mi faceva, come dire, venire in mente il professor Bevilacqua, che citava Piero Bevilacqua, che citava Rousseau. E allora, citando Rousseau e il discorso sull'origine dell'ineguaglianza tra gli uomini, io mi sono ricordato, però non ce l'avevo a portata di mano, ma l'inizio della seconda parte del discorso, famosissimo inizio della seconda parte del discorso, dove si dice che il primo che ha recintato un terreno e ha trovato persone così ingenue da credere che quel terreno fosse suo, quello fu il vero fondatore della società civile, dice Rousseau. Ma io vorrei insistere su e riprendere da Rousseau il problema degli ingenui, perché gli ingenui siamo noi, gli ingenui sono i vinti. Gli ingenui sono i vinti del Mezzogiorno, e non solo del Mezzogiorno. Gli ingenui sono quelli che hanno creduto, come dire, nelle regole nelle regole della libertà, ci hanno creduto sul serio. Probabilmente diceva bene Piero Bevilacqua, cioè dalla Rivoluzione Francese c'è stata effettivamente una spinta che è durata due secoli verso la realizzazione di un'eguaglianza sostanziale, che è durata fino alle Costituzioni del secondo dopoguerra. E quindi la Costituzione italiana del secondo dopoguerra, il 48, è ancora una Costituzione che vuole realizzare l'uguaglianza materiale, perché vuole andare al di là della condizione di naturale diseguaglianza che è data, voglio dire, dalla contingenza storica. Che i rapporti di forza all'interno della società siano, come dire, dei rapporti di diseguaglianza, questo mi pare che, come dire, non vorrei entrare troppo ma mi pare che sia un dato acquisito, nel senso che questo, sia i filosofi, sia i sociologi, sia, diciamo, come dire, tutti gli studiosi, questo dato lo hanno in qualche modo recepito. Cioè, in natura c'è una forma di diseguaglianza nelle condizioni materiali. Ora noi questa condizione di diseguaglianza dobbiamo combattere, dobbiamo riprendere l'idea che aveva avuto l'illuminismo, la Rivoluzione Francese.
E dobbiamo riprenderla in un modo che sia, che possa diventare egemonico, così come ha fatto il capitale a partire dagli anni 70. Perché, come dire, noi non dobbiamo essere ingenui o continuare a essere ingenui, perché smontare la costruzione che era stata fatta con un sacco di errori, per carità, ma smontare l'equilibrio del welfare, la costruzione del welfare statuale dei 30 anni dopo i famosi 30 gloriosi. Ma questa, perché è potuto succedere questo? Io non vorrei essere, diciamo, non vorrei, l'aggetto lì come un momento di, la sinistra è stata molto ingenua, è stata molto debole, è stata debolissima. Cioè, come dire, qui il capitale ci ha messo molti anni, voglio dire, per diventare egemonico, nel senso che il capitale era ampiamente minoritario da un punto di vista teorico. Voglio dire, von Hayek negli anni 40 del Novecento era ampiamente minoritario, eppure è riuscito a diventare egemonico negli anni 70. Ci hanno messo 30 anni, ma si sono organizzati e si sono organizzati benissimo. La sinistra era completamente spappolata, voglio dire, nel senso, da un punto di vista teorico, non è che ha opposto questa resistenza. E certo, era impegnata nella costruzione dei diritti, questo sì, e le grandi leggi, come dire, a tutela dei lavoratori, a tutela dei... Lo Statuto dei lavoratori degli anni 70 è una grande conquista dei lavoratori, una grande conquista dei diseguali, una grande conquista dei vinti dei lavoratori. Ma anche il sistema sanitario nazionale era una grande conquista dei vinti. Anche il sistema dell'economia mista, non dell'intervento dello Stato nell'economia, ma dell'economia mista. Il monopolio dell'energia elettrica, si discute tanto di questa roba delle bollette, ma nessuno si ricorda che la nazionalizzazione dell'energia elettrica è stata il risultato del centro-sinistra del 1962-63. E quindi praticamente il monopolio dell'energia elettrica è stato una cosa di grande progresso, addirittura è stata allora chiesta addirittura dagli industriali, non dalle famiglie. Così come oggi gli industriali vogliono l'intervento dello Stato per diminuire l'ammontare delle bollette, perché ovviamente hanno un problema e quindi vogliono l'intervento dello Stato. Ma nessuno dice che sì, l'aumento del gas, eccetera, ma l'introduzione del libero mercato in settori dove il libero mercato non c'era e c'era il monopolio, perché, come dire, nei mercati di monopolio naturale, i monopoli è meglio che stanno in mani pubbliche piuttosto che in mani private. Ma per non farla troppo lunga, come dire, noi purtroppo, lo dico a me stesso, ma la resistenza, torno su questo punto perché mi interessa, cioè i vinti, i nuovi vinti, sono gli ingenui che ancora una volta credono che con il mercato e con la concorrenza noi andiamo ad uscire da questa situazione. E mi spiego. Diciamo, la litania del mercato e della concorrenza è una litania vecchia che nasce, come dire, negli anni 70 ed è sempre la stessa. Il neoliberismo non è una cosa nuova, è una cosa, ma se voi prendete, che ne so, ma se prendete qualche articolo di qualche economista, ma se prendete l'articolo di Federico Caffè, che è degli anni 80, La solitudine del riformista. In quell'articolo, che è un articolo strafamoso, praticamente dice: ma queste litanie vecchie dei mercatisti, del libero mercato, sono cose vecchie. Allora noi ancora stiamo in una mentalità, Carlo Polanyi la chiamava la nostra obsoleta mentalità di mercato. In un articolo del 1947 Polanyi non dice l'obsoleta mentalità del mercato dei neoliberisti. Siamo noi, tutti noi, che ci abbiamo in testa la nostra obsoleta
mentalità di mercato. Ora, Polanyi, come sapete, nasce, come dire, come economista ungherese, sì, ma diciamo cerca di leggere Marx e di adeguarlo ai suoi tempi. E qual era la lettura di Marx? Adesso non voglio tirarmi le critiche. La lettura di Marx era, attenzione, perché se noi consideriamo che l'unica, che la struttura di fondo della società è la struttura economica, e se continuiamo a pensare questo, allora, come dire, purtroppo siamo, come dire, giocati, nel senso che l'economia, come diceva giustamente Piero Bevilacqua, prenderà tutto, tutto, tutta la sfera della vita e la distruggerà, come sta facendo, come sta facendo. Allora noi dobbiamo pensare, e Polanyi perché dice questo? Perché dice, noi dobbiamo riportare l'economia nel suo giusto posto, che non è il centro della vita, ma è una parte, voglio dire, secondaria dell'organizzazione sociale. Questo Polanyi lo dice con forza, e finché noi staremo nell'obsoleta, nella nostra, quindi non solo nella loro, ma nella nostra obsoleta mentalità di mercato, noi non ne usciamo. Allora, come fare? Tornando al mezzogiorno. Noi praticamente siamo di fronte, non siamo di fronte a nessun cambiamento, nessuna evoluzione. C'è stato il Covid, ci sono stati 2 anni di Covid. Come dire, il pensiero di superare il mercato e la concorrenza è durato lo spazio di un mattino. Poi siamo tornati al DDL concorrenza, siamo tornati alla concorrenza che aiuta l'uguaglianza sociale, perché se voi vi leggete, diciamo, semplicemente le parole introduttive del PNR, come dire, rimanete, come dire, ma questo potrebbe essere stato scritto negli anni 80 o nel 2000, 40 anni fa, è la stessa identica cosa. Ai tempi di Federico Caffè si poteva scrivere la stessa cosa, identica. E allora qua una domanda ce la dobbiamo fare. Noi dobbiamo, diciamo, è venuto il momento di proporre, di elaborare un'alternativa seria, altrimenti non ne usciamo in nessun modo, non ne usciamo in nessun modo. Nel mezzogiorno ancora di più, perché i vinti del mezzogiorno quali sono? Sì, Natale ricordava i vinti, come Masaniello fu messo, è stato messo tra i vinti. Io vorrei aggiungere quelli del 99 sono stati messi tra i vinti, sì, perché quelli erano intellettuali, ma non erano intellettuali, sono intellettuali che hanno rinunciato a qualche cosa. Francesco Mario Pagano era, sì, di origine borghese, ma era un provinciale, veniva da Brienza, però era il primo avvocato penalista del regno, poteva guadagnare quello che voleva lui facendo l'avvocato penalista. Era noto in Europa, il manuale di diritto criminale di Pagano e i saggi politici di Pagano erano stati tradotti in tedesco. Domenico Cirillo, il primo, era un intellettuale, sì, pure lui era un intellettuale, era il primo botanico d'Italia, il primo botanico d'Europa. Ha rinunciato a qualche cosa e ha rinunciato a una carriera di allori e di gloria per dedicarsi alla cosa pubblica. Masaniello era di estrazione popolare, era un vinto, era un'estrazione popolare, ma dietro di lui c'era un intellettuale, Natale, c'era Giulio Genovino, però, e allora lui fa una brutta fine. Lui però capisce, in quegli anni diventa, cioè purtroppo apprende, cioè purtroppo, per fortuna apprende, ma come dire, apprende, ma io, come dire, sono anche un lettore di Elena Ferrante, adesso sto un po', visto che, e se voi avete visto la fiction televisiva, che in realtà non rende, ma il discorso che fa l'amica geniale, l'operaia,
nella sezione comunista, nella sezione comunista, che cosa potete apprendere voi da noi che siamo operai, che lavoriamo con le mani, ci spacchiamo le mani nella carne, lei lavorava in un salumificio, che cosa potete imparare da noi? E diceva ai ragazzi borghesi della sezione del Partito Comunista, gli intellettuali borghesi, e quello era negli anni 60 a Napoli. E che cosa potete imparare dalla classe operaia? Allora voglio dire, e qui come dire, come facciamo a superare la diseguaglianza? Noi ormai, secondo me, i dati, ecco, non, noi ormai i dati ce li abbiamo tutti. I dati ce li abbiamo tutti, i dati sulla diseguaglianza ce li abbiamo. Gli studi di Piketty sono chiarissimi su questo. Sono studi, sono serie storiche. C'è una massa di dati ormai enorme. Le future generazioni che dovranno ahimè pagare i debiti nostri, quelli dei nostri genitori. I dati ce li abbiamo tutti. Cioè io penso che sia venuto il momento di tornare, come dire, a un'organizzazione seria. Piero Bevilacqua dice che i vecchi partiti non nasceranno, certo non nasceranno più su quelle basi delle vecchie ideologie, forse non nasceranno più e non c'è la possibilità che nascano più, ma una forma di riorganizzazione noi la dobbiamo mettere insieme, cioè un nuovo tessuto che sia un'alternativa a questa idea folle del mercato e della concorrenza, perché che la concorrenza non va da nessuna parte, ormai lo sanno tutti, lo sanno, i primi a saperlo sono i capitalisti, allora lo sanno perché non vanno da nessuna parte, una concentrazione di denaro così forte nelle mani di poche persone non va da nessuna parte, perché una cosa è che il governo degli Stati Uniti organizzava, che ne so, la spedizione sulla Luna, ma era il governo degli Stati Uniti che aveva la disponibilità finanziaria per organizzare l'allunaggio negli anni 60. Dalla fiscalità generale veniva l'idea che uno Stato potesse disporre di una tale ricchezza da poter conquistare la Luna. Oggi invece è un capitalista privato che ha una tale concentrazione di ricchezza paragonabile a quella dello Stato degli Stati Uniti negli anni 60, e quindi lui elabora che cosa può elaborare. Se non può più elaborare, non può più investire nel suo business perché già guadagna miliardi di dollari, miliardi di stramiliardi, che cosa può immaginare? Di conquistare lo spazio. Così come faceva nemmeno che il governo degli Stati Uniti quando c'era la concentrazione delle ricchezze nelle mani pubbliche. E allora io, come dire, io sono un vecchio statalista perché sono stato educato all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, quindi sono stato educato all'idea che lo Stato non sia, come dire, lo Stato non è soltanto dei capitalisti. Lo Stato noi possiamo anche prendercelo. Se non mi piace la parola Stato, non mi piace più, usiamo la parola istituzione. Roberto Esposito, filosofo napoletano, ha scritto un bellissimo libro sull'istituzione e sul potere istituente. Cioè noi dobbiamo istituire qualche cosa, significa strutturare qualcosa di collettivo, di comune. E in questo modo possiamo uscire. Se non ci piace lo Stato, perché lo Stato l'abbiamo buttato, come dire, l'abbiamo buttato noi, come dire, quelli che non ci hanno mai creduto, perché lo Stato si sarebbe estinto, si doveva estinguere. Ma allora si estingue lo Stato e che cosa c'è al posto dello Stato? Che cosa c'è? Noi tutti qui, no? Chi più chi meno, noi siamo figli dello Stato sociale degli anni 70, degli anni 60, degli anni... Siamo figli dello Stato sociale. Siamo gli ultimi residui dello Stato sociale. E andiamo incontro a un'organizzazione sociale che non conosciamo. Questa organizzazione sociale può lottare contro la diseguaglianza? Non lo so. Vi lascio questa domanda. Però, come dire, secondo me questo è il punto cruciale. Perché
Noi, come dire, io stamattina leggevo quest'ultimo documento, non so se l'avete visto questo documento, l'ottavo rapporto sulla coesione sociale, che è un documento ufficiale della Commissione europea. Sono 300 pagine in inglese, quindi nessuno l'ha letto, perché ormai nessuno legge più niente. Io faccio uno sforzo di leggere in inglese, anche se... ma è allucinante quello che dice del Mezzogiorno d'Italia, è veramente allucinante. Ma è una cosa incredibile, ce lo devono dire la Commissione europea, ce lo deve dire. Il Mezzogiorno d'Italia è la regione europea dove c'è la più bassa fiducia nelle istituzioni di tutta l'Europa. Tutta l'Europa, lo dice la Commissione europea, l'ottavo rapporto sulla coesione. È la più bassa regione europea dove ci sta, come dire, è la più depressa d'Europa, perché lo sapete, diciamo, è una zona arretrata di 20 milioni di persone. Il nostro governo non è in grado di organizzare un PNR, come dire, destinato al Mezzogiorno, come ci dà l'indicazione che ci dà l'Europa. E chi sono quelli che non organizzano? Sono quelli del Nord. Ma è possibile una cosa del genere? Ma è possibile... è possibile che un governo, ma è possibile che Confindustria Lombarda non capisce una cosa così elementare? Confindustria Lombarda, Confindustria dell'Emilia Romagna, ma è possibile una cosa del genere? Ma se leggesse il rapporto sulla coesione che è uscito, io credo sia uscito 3-4 giorni fa, ma se lo andassero a leggere, ma che dobbiamo sperare che sia qualcuno da Berlino o da Bruxelles? Comincia, ci insegna queste cose. E noi meridionali, la classe dirigente del sud, che cosa fa? Fa un tradimento sistematico, perché sono 150 anni di tradimento sistematico delle classi dirigenti e delle classi politiche del Mezzogiorno d'Italia, che preferiscono, come dire, governare un sud sottosviluppato e non fare un serio programma di sviluppo del Mezzogiorno. Magari prima questo poteva trovare una giustificazione nella mancanza dei dati economici, ma adesso non trova più nessuna giustificazione, perché i dati ci sono tutti. Se vedete nel rapporto per la coesione, l'ha pubblicata Marco Esposito l'altro giorno come anteprima, la fotografia che c'è sulle linee della TAP, del treno alta velocità, una fotografia che grida vendetta davanti al mondo, perché praticamente in Italia il treno alta velocità è sviluppato da Roma in su. In Spagna le regioni più arretrate sono state invece recuperate, per esempio la Galizia è stata recuperata attraverso un sistema di, come dire, di investimenti ferroviari. Allora come usciamo da questa diseguaglianza? Usciamo se finalmente torniamo alla serietà dell'esistenza. E la serietà dell'esistenza non significa fare dei bandi, scusate se mi prendo 2 minuti ancora, perché l'ha scritto Viesti sul Mattino di oggi, non so se qualcuno l'ha letto. Questi bandi sono tutti sbagliati, sono tutti sbagliati. Sono sbagliati perché non sanno calcolare il 40% al sud e non lo sanno fare. Sono sbagliati perché il sud non è in grado di investire questi soldi, perché già non è in grado di investire i fondi ordinari dell'intervento dei fondi europei, non è in grado, perché le pubbliche amministrazioni non hanno i dipendenti e non hanno i dirigenti e non hanno i tecnici per organizzare dei piani di investimento fatti seriamente. Lo sanno tutti, lo sa il ministero, lo sa il governo, lo sa l'Europa, lo sanno tutti e nessuno fa niente. Allora io dico, io proprio sono contrario proprio alla logica del bando. Nel senso che secondo me la programmazione politica va fatta senza bandi, va fatta considerando quanti sono i posti negli asili nido necessari a Reggio Calabria, a Potenza, a Matera, non equiparando con quello che ci sta a Modena, a Mantova o a Brescia. Quanti sono i posti necessari nel Mezzogiorno d'Italia e poi si fanno degli investimenti conseguenti senza fare questi bandi che ci costringono a una burocrazia impossibile che noi non siamo in grado in nessun modo di realizzare. Allora facciamo degli investimenti seri di programmazione, di pianificazione economica seria
che favorisce, che finisce per, come dire, favorire anche il nord del paese dove ci sono le imprese, facciamolo seriamente, la logica dei bandi, della concorrenza, distruggerà completamente, continuerà a distruggere il mezzogiorno. E arrivederci, chiedo scusa soprattutto a Loredana, ma stanno arrivando ospiti, vi saluto. Va bene, allora io mi scusa Marotta. Grazie. Grazie Piero, grazie. Grazie. E chiudo, vi invito a leggere, spero che ci sia un'edizione italiana del rapporto, dell'ottavo rapporto sulla coesione, perché così veramente, come dire, possiamo andare definitivamente, possiamo diventare veramente folli, perché se ce lo dicono persino quelli della Commissione europea, non vedo perché noi meridionali non dobbiamo prendere, come dire, il coraggio a due mani e farci finalmente rappresentare da una classe dirigente, da una classe politica, che dica facciamo quello che è giusto fare per il mezzogiorno e per le aree depresse, per arrivare almeno a realizzare una parte di uguaglianza sostanziale. Grazie. Scusate, grazie. Mi sono preso qualche... Grazie, grazie veramente. La centralità dello Stato anch'io la condivido. E do la parola a Giovanni prima di dare l'ultimo commento a Loredana. Vi chiedo, siamo già fuori tempo, però vi chiedo di essere concisi. Giovanni, devi aprire il microfono. Eccoci. Mi senti? Sì, adesso sì. Grazie Roberto, grazie per avermi invitato a questa discussione veramente molto bella e molto interessante. Io sono molto d'accordo. Giovanni, perdonami, hai spento la telecamera. Sì. Aspetta, che c'è un problema di connessione. Aspetta. Ti sentiamo, Giovanni, se hai problemi ti sentiamo bene. Almeno... Sì, aspetta. Aspetta che tento di riaccendere. Ciao Vale. Mi sentite? Sì. Vedete, mi sentite? Bene, dicevo, sono splendida la discussione, dovremmo continuarla. Io sono molto d'accordo con quel che hanno detto Tullia, Piero, Bevilacqua. Quello che ora diceva Sergio Marotta, che mi trova completamente d'accordo, tra l'altro sto anch'io recensendo in questo momento il libro del mio amico Emiliano Brancaccio sulla democrazia sotto assedio e quindi il significato appunto del nuovo capitalismo oligarchico, come lo chiama Emiliano, che è molto molto interessante. E visto che comunque molto è stato detto, l'ora è tarda e in ogni caso noi come Laboratorio Sud, anche presentando continuamente questi giorni lezioni meridionali, il testo che Loredana Marino ha ben coordinato, quindi abbiamo già tracciato in lezioni meridionali alcuni dati dell'attualità, attualità che venivano riprese molto bene in maniera condivisa da me, da Sergio Marotta poco fa, temi fondamentali. E a questo punto allora mi soffermo esclusivamente su un tema di questo incontro, i vinti, appunto, che mi induce a ricercare brevemente una radice storica del perché noi meridionali siamo vinti. Cioè, il sud di oggi, l'abbiamo descritto, e lottiamo dentro e contro il sud di oggi, allora il sud di ieri, allora. Io mi soffermo su un punto, una triade. Unità d'Italia, risorgimento, questione meridionale, che mi sembra un punto che è giusto riprendere in questo momento. Dopo il risorgimento, le molte Italia divennero una, poi però, e questo è il punto, subito dopo diventarono due, e lì nacquero, credo che Marotta sarà d'accordo con me, lì nacquero, anzi crebbero, con una nuova
radicalità le disuguaglianze. Come ci racconta lo storico, anche lui dalle nostre terre, Luigi Mascilli Migliorini, il patriota Nicola Marselli, convinto quando Garibaldi entra a Napoli, 20 anni più tardi, segue invece spaesato il funerale di Francesco De Santis. Quel giorno pioveva, come pioveva nel giorno d'ottobre in cui, appunto nel 1860, i cittadini dell'antico regno di Napoli erano stati chiamati a decidere sull'unione alla monarchia di Vittorio Emanuele. In verità non una unione, ma appunto esattamente una annessione. Scompariva, cioè, la speranza che aveva accompagnato un'intera generazione. Questo è importante perché il Mezzogiorno d'Italia, i soggetti sociali del Mezzogiorno d'Italia, intellettuali, ma anche contadini, braccianti, disoccupati, hanno partecipato, ciò che non si dice mai, è stato rimosso successivamente, hanno partecipato in maniera molto attiva ai moti risorgimentali. E qui sono stati sul serio un moto di popolo, quindi la speranza che ha accompagnato un'intera generazione. Il patrimonio quindi risorgimentale, forte, sociale anche, nel Mezzogiorno unitario ormai diventava muto. Ed era tempo infatti di aspri bilanci. Facciamo parlare la forza dei numeri per brevità. La Svimez, nel suo sempre splendido lavoro, ci ha offerto anche su questo punto delle statistiche preziose. Al momento dell'unificazione, non dimentichiamolo, il nord e il sud, in termini sia di reddito sia di capacità produttive, non presentavano fra loro, come dire, delle differenze significative. In pochi anni, però, l'appuntamento della rivoluzione industriale, e questo è il tema, produsse l'accentuazione di differenziali forti, per cui il nord rispetto al dato di partenza crebbe in misura assai maggiore, si parla, alcuni soli parlano di 16 volte almeno, rispetto a quanto abbia fatto il sud, cioè 10 volte, dicono alcuni economisti. Cioè nacque con l'unità, insomma, un vasto e complesso paese. E lì nacque anche la grande questione dello Stato unitario, dell'occasione mancata, tra virgolette, o tradita. Sto pensando, è inutile ricordarlo qui, ma insomma lo accenno soltanto, sto pensando ai sentimenti amari di Benedetto Croce, sto pensando a Carlo Levi di Cristo si è fermato ad Empoli, straordinario libro, alle accorte e forti poetiche, tra l'altro corali del Mezzogiorno contadino. C'era un divario di alfabetizzazione molto forte tra le varie parti del paese. La notte ricordavo poco fa il TAB, ma c'era un divario già allora fra le infrastrutture, strade, ferrovie, molto molto forte. E soprattutto ci parlano questi testi, ed è il punto centrale, del diverso destino delle comunità locali, su cui la modernità del processo risorgimentale irrompe con assai diseguale misura, per le diversità anche, vorrei dire, culturali ed antropologiche, che è un punto che non dobbiamo appunto sottovalutare. Perciò è fondamentale, lo abbiamo fatto anche in lezioni meridionali, perciò è fondamentale la rilettura delle riflessioni gramsciane. L'indagine di Gramsci, infatti, mette a tema, come dire, alcuni nodi problematici da lui ritenuti fondamentali per comprendere l'esito moderato, appunto, del moto risorgimentale. Donatello Santarone, che insegna qui, l'università di cui ho fatto parte, ha scritto una recensione che condivido molto alla riproposta antologia delle riflessioni gramsciane su Risorgimento e l'Unità d'Italia, quello pubblicato da Donzelli, probabilmente lo ricorderete. Santarone ricorda due grandi temi della riflessione gramsciana. Innanzitutto la rivoluzione passiva,
cioè la rivoluzione senza rivoluzione, che Gramsci appunto riprendeva da Vincenzo Cuoco, non a caso, per estenderla ai paesi che conobbero la modernizzazione senza una rivoluzione politica di tipo radical giacobino. Da qui nacque l'egemonia del partito moderato, diciamo, di Cavour, anche di fronte all'elitismo del Partito d'Azione, no? Non ho qui il tempo di approfondire, se non per titoli, incapace di parlare ai giovani, ai proletari, incapace di egemonia e di realizzazioni effettive ed attuali, appunto come scrisse appunto Gramsci. E Gramsci scrive di dedurre il concetto di rivoluzione passiva in modo critico da due principi. Due principi, tra l'altro, marxiani, di scienza politica: che nessuna formazione sociale scompare, questo mi sembra importantissimo anche per il mezzogiorno d'oggi, nessuna formazione sociale scompare fino a quando le forze produttive che si sono sviluppate in essa trovano ancora posto per un loro ulteriore movimento progressivo. In secondo luogo, che la società non si pone compiti per la cui soluzione non siano state già scovate, trovate le condizioni necessarie. Rivoluzione passiva, dunque, che riguarda il mezzogiorno. E il secondo grande tratto, che non possiamo dimenticare nelle radici storiche dell'ineguaglianza, il secondo tratto costitutivo di questa diseguaglianza è il trasformismo. Il trasformismo, come lo chiama Gramsci con forza, del ceto politico italiano post-unitario. Gramsci disegna una vera e propria egemonia della classe politica conservatrice moderata, che coopta di volta in volta singole personalità, gruppi, ma anche dal 1900 in poi intere frazioni politiche democratiche. Da lì nasce poi, dico fra parentesi, la borghesia mafiosa. Sto pensando anche agli studi di Santino, agli studi che abbiamo fatto come osservatorio contro le mafie, con Impastato, eccetera, e che è un punto fondamentale che viene troppo spesso dimenticato nel momento in cui si parla di diseguaglianza al sud. Quindi rivoluzione passiva e trasformismo ci parlano, mutatis mutandis, ovviamente, anche della questione meridionale oggi. D'altro canto, i movimenti federalisti e autonomisti del sud, che non dobbiamo dimenticare, perché furono anche parte importante del risorgimento democratico del mezzogiorno, e sono naufragati nella strumentalizzazione, lo ricordava anche Piero, sono naufragati nella strumentalizzazione dei gruppi di potere e nel dominio dei settori borghesi, approdando a forme di autonomia statutaria ascare, permettetemi di dire, ascare, in cambio della soggezione politico-economica allo Stato centrale. Beh, il federalismo è una pratica e non solo una forma giuridica, come ci ha insegnato Silvio Trentin nella sua splendida elaborazione. Un'elaborazione che purtroppo è stata completamente rimossa dalla sinistra italiana, e forse non a caso. E oggi ci ritroviamo che invece che la valorizzazione del movimento federalistico ed autonomistico del Sud, partecipato, autoregolamentato, auto-organizzato, di democrazia diretta in qualche modo dentro il federalismo, beh, ci ritroviamo invece ovviamente con una certa, nella disperazione giovanile di tante ragazze, di tanti ragazzi, nell'attuale situazione ci troviamo a delle forme di deriva, come dire, neoborbonica, che vanno combattute perché stanno in qualche modo, lo dico, lo vedo da napoletano e da meridionale, che stanno in qualche modo prendendo piede anche all'interno della gioventù insoddisfatta e spaesata del mezzogiorno. Insomma, io credo, per andare alle conclusioni, credo insomma, come era chiaro, che la domanda centrale sia: cosa è oggi l'identità meridionale, con queste radici storiche del risorgimento come rivoluzione appunto mancata o tradita? Il Sud
nei marosi della crisi del capitale globalizzato oscilla oggi pericolosamente, quello che poi dicevano sia Bevilacqua che Marotta, oscilla pericolosamente fra postmodernità e tradizione. C'è una privazione di senso collettiva che inizia con il tradimento della riforma agraria già nel processo risorgimentale. Non dobbiamo mai dimenticare, lo ricordava Piero, cosa significa oggi il mezzogiorno interno. Ecco, le campagne meridionali, parlava del caporalato, giustamente, sto pensando infatti al caporalato a Nardò, in Puglia, lotta a cui ho partecipato. Essa aveva schierato, la riforma agraria aveva schierato nel risorgimento larghissima parte delle masse contadine meridionali, tra l'altro con Garibaldi. Poi il patto fra borghesia nordica e agrari del latifondo meridionale fu sancito, non a caso, simbolicamente, pietra miliare del tradimento, dal massacro voluto dalle forze economiche attuato a Bronte da Nino Bixio. Perfino l'ho ritrovato appunto in alcuni studi qualche mese fa negli archivi, perfino un piemontese cavurriano come Massimo D'Azeglio in un intervento al Parlamento in cui parla di genocidio nel sud, parla di villaggi distrutti, dice com'è possibile che invece di, lui dice annettere perché è un cavurriano, ma insomma invece di annettere un paese noi stiamo con la scusa del col pretesto del banditismo praticamente mandando l'esercito come dominio sul sud. Ecco, Massimo D'Azeglio, che non era un bolscevico appunto, parlò di conquista imperiale del sud e si chiese come mai occorresse tenere tanta parte dell'esercito italiano, a quel punto l'esercito piemontese era, nel sud, appunto con una botte, con genocidi di interi villaggi e paesi, sto pensando per esempio al Cilento, sotto la coltre menzognera della lotta ad un presunto banditismo meridionale che permetteva poi allo Stato unitario di occultare anche le resistenze popolari ai soprusi militari. Ecco la diseguaglianza. Massimo D'Azeglio appunto amaramente concludeva questo intervento che poi trasformò in una mozione al Parlamento, concludeva, cito tra virgolette, se ci troviamo a dover occupare con il nostro esercito un territorio così vasto come quello meridionale, è evidente che il processo unitario è stato da parte nostra drammaticamente sbagliato e deludente per le popolazioni meridionali. L'ipotesi che tra l'altro sto pensando a un convegno del 1995, sono passati tanti anni, noi vecchietti non ci accorgiamo degli anni che passano, insomma l'ipotesi che con Bruno Amoroso in un convegno appunto del 1995 che si chiamava A Sud di Nessun Nord, che voleva appunto significare ciò che ancora oggi, ciò che oggi dopo tanti anni, dopo 27 anni stiamo discutendo, e noi in quel convegno di Palermo del 1995 con Bruno Amoroso, tanti altri studiosi, c'era anche Samir Amin, c'era Ramonet, è che la nuova questione meridionale a questo punto sta nella presa di coscienza che il sud è cerniera privilegiata storicamente ma anche geopoliticamente fra Europa e Mediterraneo, due realtà peraltro in profondo sommovimento. Io credo che noi dobbiamo riprendere questo tema, la regione e lo Mediterraneo, non soltanto sul piano ovviamente delle migrazioni, della cooperazione nord-sud e sud-sud, sul piano della pace, ma anche sul piano, come dire, delle realizzazioni economiche, anche sul piano delle solidarietà economiche mediterranee, perché se noi vogliamo realmente criticare un'Europa, diciamo, si diceva a conduzione carolingia, comunque a conduzione ancora franco-tedesca, un'Europa devastata in attuale situazione, noi possiamo ripartire soltanto nella realtà da una critica dall'Europa mediterranea. Ecco, io credo, e concludo, mentre le contraddizioni della crisi pandemica, climatica e sociale si aggravano e torna attuale la necessità
come diceva Marotta, di una, io la chiamo rivoluzione di sistema, che significa organizziamoci a partire da movimenti. Ecco, proprio in questa fase qui vi è proprio un ossimoro: cresce la tendenza oligarchica che Marx aveva già previsto e che i dati della realtà ci dimostrano. Da un lato quindi la deriva della tendenza oligarchica, dall'altra parte la necessità di una riorganizzazione per il cambiamento e per l'alternativa. Vi ringrazio. Grazie a te Giovanni, e do adesso subito la parola a Loredana. È inutile che mi ripeta, quindi a te la parola. Scusate se rido, però allora iniziamo dal punto. Non è il momento delle conclusioni, perché concludere una iniziativa come questa con i tempi che abbiamo diventa difficile. Quindi io, su come si è svolta questa iniziativa, proporrei subito una cosa, partendo proprio dall'intervento di Sergio Marotta, che è, dal mio punto di vista, la necessità di articolare a breve una iniziativa specifica sul PNRR e sulla coesione sociale. Proprio per le cose che diceva Sergio, avvalendosi anche della ricostruzione fatta da Vieri, nell'esattezza della difficoltà di uno svolgimento del PNRR, che sta in due elementi: la centralizzazione gerarchica di come far funzionare il PNRR dentro il Consiglio di Presidenza e quindi del Governo, delegittimando il Parlamento e soprattutto poi rifacendosi a delle amministrazioni che, qualora possono determinare e far vivere dei bandi, poi vi è l'incapacità organica, proprio per quello che è il problema della pubblica amministrazione, priva di una riforma, priva di concorsi che comunque alimentano delle piante organiche insufficienti. E basta, è veramente molto poco quei concorsi fatti ad hoc a tempo indeterminato di esperti che poi si recheranno verso le amministrazioni per creare il miracolo di un sviluppo. Perché c'è l'elemento di cui parlava Sergio, che sta dentro, no? L'incapacità delle classi dirigenti a porre anche quell'idea da noi sviluppati della necessità di un piano di sviluppo per il Mezzogiorno, proprio perché stanno a soldo di una articolazione dentro un sistema liberale, liberista, che alla base, quello che diceva Tullia, il capitalismo, perché il capitalismo, noi lo dobbiamo sempre ricordare, è il peggiore crimine contro l'umanità. E lo hanno dimostrato anche le morti di due ragazzi adolescenti che, dentro una riforma degli istituti professionali, sono morti durante un orario che a quell'età appartiene all'orario della istruzione. Ma anche questo, no? Ha voluto una riforma, la riforma del governo Renzi, la riforma della concorrenza e della competizione, che entra all'interno di una delle maggiori istituzioni di questo paese, che è la scuola. Chiudo su questo. Ringrazio poi Tullia, perché io ritengo che in un'iniziativa come questa, che parla dei vinti, c'è anche la necessità della ricostruzione antropologica attraverso la tradizione. Ma è vero pure che lei oggi ha avuto il coraggio di rompere, no, quel pensiero dominante della contrapposizione tra Vax e Novax, che delegittima ancora una volta il pensiero dominante su come va articolata, come dire, una risposta alla pandemia e alla sindemia, che oggi, quest'ultima, più che mai incide su quella che è la società odierna e quindi anche dei nuovi.
Purtroppo questa società odierna ci consegna la intoccabilità, no? Di quello che possiamo definire le juste milieu di Draghi, che nei sondaggi arriva al 58% di gradimento. E quella che è la passivizzazione, che però oggi rompe il movimento studentesco in questo paese. Noi non abbiamo le scene della Francia, noi non siamo nel paese che manifesta tanto quanto la Francia, con quella composizione anche variegata che, su cui rifletteva Giulia. Noi però siamo il paese che in questo momento, come tanti altri paesi, in quella che è la crisi della rappresentanza, la crisi della politica, la crisi della società, rischia in questo modo di vedere le classi popolari rispondere al pensiero semplice delle forze di destra in ogni sua articolazione. Dalla destra istituzionale, basta ricordare Io Apro, no? Tutto il movimento Io Apro, dalla destra più destra che esiste, dalla Meloni alle altre France, per quella che è la loro anche capacità di entrare in quello che è il movimento Novax italiano. Di fronte a tutto ciò, io vado solo su due punti come contributo alla discussione, perché tanta roba è stata detta, tante riflessioni e elaborazioni. Io penso che stasera è di nuovo al centro, no? Di quello che è la modalità di articolazione di elaborazioni del Laboratorio del Sud, che hanno attraversato anche elezioni meridionali, c'è la come dire, l'articolazione di tutta un'iniziativa in quella che per noi è stato un elemento centrale in lezioni meridionali, e quindi la riappropriazione che noi abbiamo fatto delle scienze sociali nell'articolare che cosa è il mezzogiorno. E stasera torna in maniera imponente una scienza in particolare, che è la storia. La storia quindi non come mera narrazione, non come fotografia di atti, no? Ma come ricerca di elementi dinamici che hanno determinato in effetti la modifica dei processi e quindi delle catene della trasformazione. Prima Giovanni ha fatto un excursus nel passato, nell'Ottocento, ancora prima Sergio, ma come anche Natale, stavano in una riflessione sul Settecento. È chiaro che nel Mezzogiorno d'Italia i contadini, ricordo un moto rivoluzionario che oramai non viene più ricordato nemmeno nei libri di storia, il moto del 1820, la partecipazione ai contadini del Mezzogiorno e l'articolazione del dissenso alla monarchia borbonica. O ancora, e questo lo dico perché ci torno dopo poi in quella che è la riflessione sulla rappresentanza, il tradimento della spedizione dei 300, che non è solo il tradimento di una spedizione che cercava, come dire, la risposta degli oppressi contro gli oppressori, ma di un'ideologia politica, quella pisacaniana, di una rivoluzione sociale che poteva determinare come dire, il futuro del Mezzogiorno, non come è poi stato stabilito. Ma al netto di questo, oggi vi diceva, ci troviamo in una modernità dove io, in merito ai vinti, quei vinti tradizionali che abbiamo conosciuto, no, nelle pagine di Émile Zola, di Verga, come classe subalterna vinta dal senso di colpa della rassegnazione al proprio destino, ma anche vinta da un pensiero dominante che consegnava l'idea che se non hai, non sei. E che quindi quei miti
della, del pensiero dominante, roba, terra, casa, erano quegli elementi di appropriazione per i quali, se tu quella roba non la vivi, non eri nessuno all'interno della società. Ma oggi che succede? Che oggi il mito per, come dire, l'affermazione di un sé e per l'affermazione del proprio edonismo in questa società sempre più modificata, non solo economicamente e socialmente, ma anche antropologicamente, il mito della rivendicazione, dell'emancipazione da una propria classe sociale è consumista. Un consumismo articolato dentro l'idea che se io consumo mi emancipo da quella che è la mia condizione di sfruttamento, perché sono capace di consumare in termini di come dire, in termini di avvalermi di una possibilità alla pari di quanti invece rientrano in quelle che sono le classi dominanti. Purtroppo è un concetto errato, perché i vinti, i subalterni in un contesto come questo sono produttori e consumatori per il profitto altrui. Ora, in una società come questa, mi avvio alle conclusioni. Che cosa bisogna fare? È stata la domanda ricorrente. Nessuno di noi ha delle ricette, però sappiamo che abbiamo la necessità di un intellettuale collettivo che rimetta quella crisi che sta nella politica in connessione sentimentale con il popolo, soprattutto con le classi popolari. C'è bisogno di un moto, di nuove prassi rivoluzionari capaci di sovvertire quello che è il dominio, no? Capitalista, che ha determinato nei secoli, negli anni, la guerra di civiltà e che ha determinato quella condizione denunciata anche dal Papa, a che tempo che fa, dell'uomo che guarda l'altro uomo dall'alto in basso. Chiaramente chi guarda dall'alto in basso è dentro quella che è la struttura classica piramidale capitalistica e fallica, no? Di accumulazione e concentrazione del potere nel nome del mercato. Ma quando il Papa afferma che chi guarda, l'uomo che guarda dall'alto, deve saper guardare chi sta in basso, in senso di rispondere ad una esigenza, nel senso di soccorrerlo, magari un'affermazione del genere in altri tempi, forse non nemmeno troppo lontani da noi, era un'esigenza che anch'io avrei declinato totalmente in negativo, perché è un'azione caritatevole, perché comunque la carità è una prassi che si articola dall'alto in basso, o un'operazione come tante ne avvengono soprattutto nei paesi occidentali di incitamento al pauperismo, alla filantropia. Invece io ritengo che oggi, in questa società dell'oggi, anche azioni relativamente caritatevoli, ma che smuovono le coscienze, diventano azioni rivoluzionari. Diventano così azioni rivoluzionari che annovero nel monto dell'antiliberismo. E per questo ritengo, e chiudo, che oggi per la riscossa dei vinti, che chiaramente sono l'altra faccia dei vincitori, i vinti intesi come gli eterni sconfitti, come il rifiuto, come lo scarto in termini di classe, di territorio. Questa storia dei vinti da noi ha determinato anche la prima forma di razzismo conosciuta in Italia, che è l'antimeridionalismo, e forme di scarto e di rifiuto territoriali, considerando che noi siamo stati sempre il deposito dei rifiuti degli altri, oppure l'elemento dell'abbandono perché inteso come periferia dell'impero. E allora penso che nel momento in cui ci interroghiamo di quale rappresentanza,
noi dovremmo anche saper articolare all'interno di quella esigenza di una nuova soggettività politica che risponda in maniera oppositiva, in maniera alternativa a questo stato di cose esistenti, che questa soggettività quindi possa nascere anche dalla determinazione di una sinistra sempre più sociale, una sinistra che sia capace di praticare mutualismo, una sinistra che attraverso il mutualismo sappia ricomporre il nesso con le classi popolari attraverso la costruzione delle comunità, perché oggi penso che al di là degli elementi classici su cui noi lavoriamo e abbiamo sempre lavorato, abbiamo bisogno di nuove coordinate che affrontano la questione ambientale, ma intesa come sfruttamento dell'uomo sull'uomo e sfruttamento dell'uomo sulla natura. E queste tra queste coordinate c'è l'esigenza delle pratiche mutualistiche, perché quando noi parliamo degli ultimi, come diceva anche Piero prima, stiamo parlando di nuovi flussi di immigrazione, quindi di quegli invisibili, talmente invisibili che non sappiamo, che hanno occupato le campagne di Rosarno certamente, ma a cui oggi viene negata anche una vaccinazione. E quindi rispetto a questo nuovo mondo di vinti, gli immigrati invisibili, i precari esistenziali intesi come precari dal lavoro autonomo e subordinati, noi dobbiamo saper articolare l'idea di questa nuova soggettività che possa ridare il senso del nostro fare politica e soprattutto che sappia sporcarsi le mani in questo mondo dei vinti attraverso le pratiche del mutualismo e anche sapendo creare rete nel volontariato, nel sociale e soprattutto arrivare ai vinti e toglierli dall'idea della rassegnazione. Scusa Roberto, sono stata più veloce possibile e grazie a tutti. Grazie, grazie Loredana, grazie a tutti voi, grazie a Marotta, Rosso Spena, Tullia, Conte per aver partecipato con noi insieme a Piero Bevilacqua. Come ha detto Loredana, queste sono tappe di un percorso che stiamo costruendo insieme e credo che sia importante ritornare a rivederci per dare più forza a un progetto che parte da Sud ma che parla a tutti e che, come dicevamo prima, vede nel nemico di classe il nemico vero. Grazie ancora e volevo soltanto ringraziare particolarmente Sergio Marotta, perché questa idea dell'istituzione è una cosa su cui mi appassiono e mi fa piacere di ritrovarla. Grazie ancora e presto. Bene, grazie, grazie a tutti, grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, grazie, ciao, ciao. Ciao Giovanni. Ciao.